giornalista ha lanciato il format di Rete 4, oggi condotto da Gianluigi Nuzzi, nel 2010. Quarto Grado resta il programma del cuore di Salvo Sottile. Il giornalista e conduttore siciliano l'ha dichiarato in un'intervista concessa al settimanale Nuovo TV. In attesa di fare il suo debutto ai Fatti Vostri, dove prenderà il posto di Giancarlo Magalli. Sottile ha ammesso che difficilmente dimenticherà il format di Rete 4, che ha lanciato nel 2010. A detta di Salvo Sottile, quella trasmissione è stata cucita addosso a lui insieme agli autori dell'epoca. Non solo, secondo il 48enne, con Quarto Grado è stata cambiata la storia della TV, visto che è stato il primo programma dedicato alla cronaca nera. In quegli anni esisteva solo Chi l'ha visto, che era però concentrato principalmente sulle persone scomparse più che su omicidi e delitti di altro genere. Salvo Sottile ha poi ricordato la questione ascolti, che all'inizio ha rischiato di chiudere anticipatamente Quarto Grado. All'inizio non andava benissimo e c'era il rischio che venisse chiuso. Poi gli ascolti sono decollati, toccando il 15% di share quando è stata arrestata Sabrina Misseri. Il caso di Avetrana, così come quello di Melania Rea e Yara Gambirasio, hanno catturato l'attenzione del pubblico. Dunque i grandi casi di cronaca nera di quegli anni hanno indubbiamente contribuito al successo e alla popolarità di Quarto Grado. Un progetto in cui Sottile ha creduto fin da subito. Nonostante sia molto affezionato a Quarto Grado, Salvo Sottile oggi non segue più il programma Mediaset, condotto dal 2013 da Gianluigi Nuzzi. Svelato il motivo di questa decisione: non amo voltarmi indietro. Per me è come un vestito usato che ho riposto nell'armadio. Quando passi il programma a un'altra persona prende un'altra forma e Quarto Grado di oggi non è più quello che facevo io. Per questo Salvo Sottile ha avvisato tutti che la sua versione dei Fatti Vostri in partenza su Rai 2 a settembre 2021 sarà molto diversa da quella condotta per anni da Giancarlo Magalli. Sottile, però, ha voluto chiedere alcuni consigli al suo predecessore e l'ha addirittura invitato in studio come ospite di una delle nuove puntate. Salvo Sottile ha condotto Quarto Grado dal 2010 al 2013, con la collaborazione di Sabrina Scampini. Il giornalista ha mollato il programma, nonostante il grande successo, dopo una serie di incomprensioni con Mediaset. Subito dopo è approdato alla 7, dove ha condotto Linea Gialla in onda. Nel 2015 Litro a Prodi e Rai, al timone di Estate in diretta. Successivamente sono arrivati Domenica in Ballando con le Stelle, Mi manda Rai 3, Prima dell'alba, Mi manda Rai 3 Estate, I Fatti Vostri.